Ancora qualche secondo. Vai Guido. Buonasera a tutte e a tutti. Apriamo il terzo degli incontri delle Carte La Storia, la rivista Le Carte La Storia, che ha promosso una sequenza di incontri, speriamo di farne degli altri, anzi molti altri. Ne abbiamo già fatto due, tanto per ripassare la lezione. Il primo ha avuto per protagonista lo storico Claudio Povolo, lo storico dell'istituzione Claudio Povolo e per discussant Giovanni Chiodi, eminente studioso di storia del diritto, per tema la giustizia veneta in età moderna, medievale moderna in realtà. È riuscito molto bene. Il secondo l'abbiamo fatto qualche settimana fa con Giorgio La Malfa, Giovanni Farese e Daniela Lisini, e ha avuto per tema Keynes, la ripubblicazione della teoria generale nell'edizione curata da Giorgio La Malfa, e in generale il contributo di Keynes alla scienza non solo economica, ma in generale alle scienze sociali, illustrato in maniera, devo dire, molto interessante e avvincente dalla Malfa, che è un grande conoscitore di questa personalità, che è una delle più grandi personalità del Novecento. Oggi torniamo più del lato della storia e ci occupiamo di storici e archivisti. E credo che chi conosce le carte della storia saprà per quale ragione abbiamo scelto un tema come questo, perché le carte della storia, che ha 27 anni di vita, il che non è francamente poco, ha stupito perfino me quando l'ho scoperto stamane, non me lo ricordavo, ha 27 anni di vita, due numeri all'anno. Le carte della storia sono nate da un incontro che si è svolto all'Archivio Centrale dello Stato. Ospite di questo incontro era l'indimenticabile sovrintendente di allora, il dottor Mario Serio, che era un uomo pieno di interessi culturali e di curiosità, soprattutto culturali, che forse sono anche più importanti degli interessi. E c'erano in quello studio di Serio a fondare le carte della storia e a parlare della società di studi di storia delle istituzioni che allora nasceva, c'erano storici, archivisti, qualche bibliotecario, prevalentemente delle biblioteche istituzionali, delle biblioteche ministeriali, per esempio, c'era qualche personalità dell'amministrazione pubblica nota per i suoi interessi storici e per l'attenzione che dedicava al passato di quelle amministrazioni dove lavorava. Uno, lo ricordo per tutti, spero che si colleghi, era Enrico Gustapane, che poi è diventato andato in pensione col grado di presidente di sezione della Corte dei Conti. E c'era insomma un mondo anche di qualche studente, storici senza particolari connotazioni, bastava per noi che si occupassero delle istituzioni. E gli archivisti erano molto importanti, ce ne eravamo già accorti dell'importanza degli archivisti per noi storici, e anzi un po' noi storici giocavamo un po' a imitare gli archivisti, e devo dire che qualche archivista giocava a imitare noi storici. Ne è venuta fuori qualche mescolanza di razza, di sangue, che non ha dato cattivi risultati. Io sono convinto, per esempio, che non avrei fatto le poche cose che ho fatto nella mia carriera, che ormai, almeno accademicamente, si è conclusa l'anno scorso, non avrei fatto quelle cose se non avessi avuto questa enorme patrimonio della sapienza degli archivisti, che mi hanno insegnato moltissime cose. E come dovrei nominarne tanti, non li nominerò, alcune sono anche collegate con noi in questo momento. Ho imparato tantissimo, ho imparato come si legge un documento, ho imparato che nel documento restano dei segni esteriori apparentemente al contenuto, ma che quei segni parlano e ci dicono qual è il tragitto che ha fatto quel documento. Ho imparato come si può trovare casualmente un documento che non è al suo posto, ma in realtà è in un posto dove, a pensarci bene, si poteva supporre che fosse, sapendo qual era stato il procedimento di quella particolare pratica. Ho avuto questa, e credo che molti come noi siano cresciuti frequentando gli archivi. Io ne ho frequentato parecchi, anche periferici, in particolare, per esempio, ricordo un periodo eroico all'Archivio di Stato di Nuoro,
stava proprio in quel momento cominciando a sistemare le sue carte di storia contemporanea. Alle volte, vedete, invece di un archivista si incontra un custode, una persona più umile che non ha studi specialistici, però è appassionato al suo mestiere, sente la dignità e l'importanza del suo servizio. Il caso di Nuoro fu proprio questo, incontrammo una persona straordinaria che insieme a noi cominciò a vedere le carte e insieme a noi cominciò in qualche modo a metterle nei faldoni, letteralmente a metterle nei faldoni. Poi arrivò l'archivista professionista, naturalmente, che pure era stata una mia amica e fece tutto ciò che era necessario fare, non è che si rubasse il mestiere, ma salvare le carte è molto importante. Le carte di Massimo Severo Giannini, le carte delle commissioni Giannini, le abbiamo ritrovate per caso nei sotterranei di Palazzo Vidoni, quando tutti pensavamo che si fossero perdute, perché c'era una persona, si chiamava Giancarlo Bianco, che era stato segretario del professore nei pochi mesi in cui il professore era stato ministro della funzione pubblica, e lui aveva nascosto le carte in un anfratto del palazzo per evitare che qualcuno le disperdesse. Quindi, come scrissi io allora al ministro dell'epoca Cassese, il dottor Lo Bianco ha fatto come i monaci medievali e ha salvato le carte dai barbari. E un po' così era, perché nelle amministrazioni le carte sono sempre a repentaglio, finché non arrivano nelle mani sicure degli archivisti che le inventariano, le custodiscono e le proteggono e le offrono naturalmente in consultazione agli studiosi, finché questo non avviene sono a repentaglio. Dunque, però, mi sto perdendo nei miei discorsi un po' da persona anziana. E invece abbiamo una persona giovanissima con noi oggi da far parlare, che si chiama Isabella Zanni Rosiello. Ci conosciamo da un sacco d'anni e mai come con Isabella si potrebbe dire la frase non ha bisogno di presentazioni. Tuttavia, io voglio ricordare almeno che dal 73 al 94, che fanno Isabella quasi 20, oltre 20 anni, no? È stata direttrice dell'Archivio di Stato di Bologna, della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, annessa, è una scuola prestigiosa, annessa a quell'archivio, ha insegnato storia degli archivi. È stata a lungo, molto a lungo, fino a quando non è andata a riposo nel 95, un'archivista di punta nell'ambito del benemerito ceto degli archivisti italiani. Ha fatto parte del comitato redazionale di Rassegna degli Archivi di Stato. Forse è lì che ci siamo conosciuti, perché io, anche giovane, ero finito a un certo momento, non mi ricordo perché, insomma, mi hanno fatto l'onore di mettermi nel comitato redazionale di questa importantissima rivista. Componente del comitato direttivo dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, del Comitato Scientifico per la Storia di Bologna, della Commissione Archivi presso l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, del PARRI, eccetera, eccetera, nonché del Comitato Scientifico della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Isabella è una archivista, ma attenti perché la parola qui si carica di valenze molto ricche. È un archivista che, per esempio, molto tempo fa, ce l'ho qua, Isabella, mi sono portato i tuoi libri qua nel mio tavolo, ha curato questo libro, 1976, Gli apparati statali dall'unità al fascismo, su cui noi giovani studiosi nel 76, io ero un borsista, entravo, forse mi hanno dato un incarico gratuito nel 76, ero un borsista, studiavamo su questo libro. Questo libro era adottato a Sassari da Roberto Ruffilli. Gli esami di storia delle istituzioni politiche i ragazzi li facevano su questa splendida antologia introdotta da una bellissima introduzione di Isabella, 1976. Poi lei ha scritto molto di archivi, senza in ordine, diciamo così, sparso. Guardate questi titoli, spero che li leggiate tutti, ditemi se per caso. Eccone un altro. E poi voglio ricordare che però non si è occupata solo. Intanto, come si è occupata Isabella degli archivi? Se ne è occupata anche da storica, cioè avendo una sensibilità che non era soltanto di chi fa l'inventario,
che già è un'operazione intellettuale molto impegnativa e nobile, ma in più lei ha sempre avuto una sensibilità, come si potrebbe dire, esterna rispetto alle competenze dell'operatore artistico. Si è sempre chiesta, mentre ordinava le carte con la maestria di chi sa utilizzare gli strumenti, i ferri del mestiere, si è sempre chiesta, ma questo a cosa può servire? E da qui sono nate delle sollecitazioni, si vede che lei ha lavorato in questo modo. E il suo successo, anche come autrice di libri del Mulino, perché ha scritto prevalentemente per una grande casa editrice scientifica, qual è il Mulino, per la storia forse la più grande che c'è insieme alla Terza, la sua fisionomia è quella di avere unito queste due competenze. Poi ci ha aggiunto negli ultimi anni una cosa che me la rende ancora più preziosa, perché ha cominciato a interessarsi di letteratura. Voi direte di letteratura, ma da dove viene questa nuova curiosità? Viene dal fatto che giustamente Isabella, anche leggendo i libri che sono usciti in altri paesi su questo argomento, si è domandata, ma qual è il rapporto tra i letterati e i burocrati, tra i letterati e le carte d'archivio, tra i letterati e le amministrazioni, gli uffici? Naturalmente si apre una galleria sterminata che lei ha visitato con grandissima, devo dire qui anche con finezza, con una finezza che aveva già esercitato nei libri più archivistici, ma qui la finezza, siccome si ha a che fare con materiali letterari, voi capite che diventa anche capacità di scrittura. Isabella scrive molto bene, questo è un elemento, non te lo dico per farti un complimento, ne sono convinto di questo, scrivi molto bene e questo rende questi libri molto piacevoli. E da qui viene, per ultimo, ne cito solo uno perché ha scritto un'infinità di saggi, viene questo, il Don Chisciotte del tavolino nei dintorni della burocrazia, è un libro di Viella, che è un libro molto gustoso, vi invito a leggerlo perché, come dico sempre io, si può leggere anche la notte a letto, non occorre leggerlo al tavolino prendendo appunti, anche se qualche appunto su questo libro io l'ho preso, perché è un libro che attraverso una serie di letture che passano dal Demetrio Pianelli di De Marchi ai film di Mario Soldati, a Piero Jaillet, le famose risultanze di Piero Jaillet e via dicendo, ma non sto a descriverlo nel dettaglio, offre uno spaccato del mondo della burocrazia e di come la letteratura guardava la burocrazia. Una delle domande che poi mi piacerebbe farti, o che comunque spero che tu possa addirittura implicitamente rispondere, è: ma perché la letteratura mette sempre alla berlina il burocrate? Perché non esiste da noi una letteratura che qualche volta, almeno una su 10, parli bene del mondo della burocrazia? È colpa della burocrazia o è colpa della letteratura? O di quel divorzio tra intellettuali e Stato, la voglio buttare proprio su pesante, che è tipico della storia del nostro Stato unitario. Non c'è stato in Europa, come in Italia, dove gli intellettuali non siano stati altrettanto all'opposizione rispetto alle istituzioni. Noi abbiamo sempre degli intellettuali che non gli piace neanche Giolitti, che in fondo Giolitti, a dire la verità, non era molto tanto peggio, era una persona che ad avercene, come si dice, ma agli intellettuali italiani Giolitti non gli piace, è grigio, non ha idee, non ha passioni, non vuole fare la guerra, non vuole aborre l'eroismo. Perché gli letterati italiani odiano così cordialmente la burocrazia? Questo sarebbe divertente se tu ci dessi la tua opinione. Bene, con questo adesso a me non rimane altro che far parlare te. Ti chiederei, come abbiamo chiesto agli altri personalità che ti hanno preceduto, se vuoi darci un'idea del tuo lavoro, dei tuoi libri, se preferisci farvi riferimento, o se no del tuo lavoro, della tua passione, del modo in cui ti sei rapportata, anche con qualche po' di cronistoria, se ritieni, ma insomma sei libera di fare assolutamente quello che vuoi, l'importante è stare insieme con te. Prego. Grazie di questa presentazione e risponderò alla tua domanda, domani. Farò qualche osservazione sulla tua richiesta di cosa ne penso di questa carenza da parte degli scrittori italiani nei confronti della burocrazia. No, io non voglio molto parlare di me, non avrei intenzione di parlare di me.
Tanto più che, come voi avete sentito, spesso Melis ha usato nei miei confronti il passato prossimo remoto. Io infatti sono una persona datata, sono quella che spesso mi autodefinisco, una studiosa, un archivista del secolo scorso. Questo lo dico, tutti siamo datati. Comunque, in effetti, la mia formazione e la mia preparazione e quello che sentirete da me riguarda il mondo degli archivi in cui io sono vissuta molto volentieri e nel complesso molto bene, un mondo che oggi, se voglio citare il titolo di un libro di un archivista fiorentino molto famoso del secolo scorso, è un mondo finito. Il mio mondo è un mondo finito o sta per finire. Questo lo dico, ma non né con rammarico né con nostalgia, appunto perché secondo me bisogna avere però il senso di se stessi e di quello che si sa. E quando Melis di recente, Giorgio Melis, mi pare proprio nel suo libro più recente, ha detto che nel 1970, mi pare, ricordo così, che è entrato per la prima volta nell'Archivio Centrale dello Stato e se ne è subito, diciamo, quasi innamorato, e di lì a poco sapeva quello che doveva fare dentro l'Archivio Centrale dello Stato, e cioè di studiare le istituzioni, aveva ben chiare le idee di diventare uno storico delle istituzioni. Quando io sono entrata nell'Archivio di Stato di Bologna nel 1958, quindi fatevi conto appunto che io non sono tutt'altro che giovane, sono anziana, la più anziana di tutti, diciamo di quelli del secolo scorso, e quando io sono entrata nell'Archivio di Stato di Bologna appunto sul finire degli anni 50, non sapevo bene. Mi ci è voluto molto più tempo di quello che mi sembra sia accaduto ad altre persone per capire che cosa avrei fatto dentro questo istituto, quale sarebbe stato il mio lavoro. Non venivo neanche da studi storici, sono arrivato in filologia romanza, quindi era proprio per me una novità. E entrare in questo mondo in cui si entrava per convincere. E la cosa che ebbi la prima impressione e i primi tempi che passai dentro all'archivio di Stato, ma passavo prevalentemente girando nei depositi. Ed io sono stata, direi, affascinata, ammagliata, una cosa mi è rimasta poi per lungo tempo, dalla materialità della documentazione, dalle enormi quantità, dai chilometri di materialità che veniva conservato in questo archivio, e poi delle materialità, per non pensare poi degli altri archivi che ho visitato poi successivamente, che in cui l'ho visto molto di più di quelli dell'Archivio di Stato di Bologna. Scusami, un momento solo, perché si sente un rumore di fondo. Forse sì, c'è qualcosa aperto? No, c'è qualcosa che non va, credo, nel microfono di Isabella Zanni-Rosiello. Nel microfono di Isabella? Sì, credo di sì. Tu hai solo un microfono, Isabella, vero? Sei assistita? Sono più vicino? Se vengo, se parlo così, sentite? Sì, ma non è che non sentiamo la tua voce, sentiamo un rumore di fondo. C'è un rumore di fondo, sì. Io per la verità sento anche poco e ho il microfono al massimo. Io più che il rumore sento una voce molto lontana, molto bassa. Riproviamo, dai. No, io però, come dire, forse vengo più vicino in questo senso. Sì, va bene. Meglio? Così? Non so, sentite meglio? Va bene. Prosegui pure, vediamo come va. Ecco, vediamo come va. Allora, dicevo di questo fascino che ha esercitato su di me la materialità in cui mi sono trovata dentro l'Istituto Bolognese, una volta ho operato dentro l'Istituto Bolognese.
E direi che questa materialità mi ha accompagnato anche nei miei studi successivi. Cioè, mi sono poi chiesta perché tanta quantità di carte aveva attraversato i secoli, dato che nell'istituto in cui lavoravo le carte cominciavano dal periodo medievale, quindi dal secolo XII nel vedere in poi. E che cosa voleva dire, che cosa ci poteva essere dentro tutto questo materiale che era difficile poi per me da avvicinare, non avendo appunto dei maestri come... in quanto lì si operava, diciamo, con i colleghi e gli archivisti più avanti. E è una materialità che ha suscitato anche in me dell'immaginazione, per cui non a caso quando più tardi ho visitato le mostre di Anselm Kiefer, io mi sono ovviamente molto interessata e molto incuriosita. Penso però che gli archivi possono suscitare degli interessi e delle, appunto anche dell'immaginazione, anche gli archivi immateriali, gli archivi digitali appunto che oggi ci sono. E la cosa mi è ritornata appunto in mente nel pensare a queste differenze tra la materialità e l'immaterialità degli archivi, e non a caso in una, forse la prima lezione americana di Italo Calvino, che è sulla leggerezza, infatti fa delle annotazioni molto, molto interessanti a proposito della leggerezza e del fatto che questa quello che chiama la seconda rivoluzione industriale che si è verificata è fatta appunto di poca materialità, se non appunto i computer o l'attrezzo da cui partono determinate cose, ma invece una volta spento il computer, no, tutto è leggero ed è finito. E comunque però mi pare una cosa molto interessante. Non è detto poi che anche la leggerezza, all'opposizione alla materialità, se la leggerezza, la materialità mi fa venire in mente appunto Anselm Kiefer, l'immaterialità, non li ho visti in persona come invece ho visto Kiefer, ma attraverso appunto delle riproduzioni, ci sono dei data artist che anche qui hanno una immaginazione e un interesse molto appunto. Io vorrei, dopo questa prima breve presentazione, soltanto appunto dal fatto che sono una persona del secolo scorso che parlerò di archivi cartacei, direi che il primo punto su cui vorrei soffermarmi sono i rapporti tra archivisti e storici nel passato recente. Intendendo quindi nel passato recente, la seconda metà del Novecento. Come bene si è ricordato, quando nel 1995 presentò il primo volume della rivista della carte alla storia, dice una frase che vi leggo testuale: negli ultimi anni gli studi di storia delle istituzioni hanno conosciuto significativi sviluppi e le energie tra archivisti e storici delle istituzioni hanno dato senz'altro dei buoni frutti. Che avevano già dato dei buoni frutti, lo dimostra lo stesso primo numero delle carte della storia, delle carte della storia, che ospita un intervento breve, ma importante, di Claudio Pavone, che presenta la sua opera, cioè una delle sue opere, ma diciamo collettive, di cui è stato uno dei più forti autorevoli autori, che riguardavano la guida generale degli archivi di Stato dei quattro volumi.
vi cito anche questo per dire appunto dell'intesa, delle intese che c'erano tra, delle sinergie proprio che c'erano tra gli archivisti e gli storici dell'istituzione, storici di istituzioni come Melis e altri, non dico quello in generale, ma Pavone dice, abbiamo fatto questa opera della Via Generale, cito, e certamente susciterà negli storici delle istituzioni uno specifico interesse. Essa è infatti costruita sul presupposto che tra archivi e istituzione esista un nesso privilegiato. Intese ed energie, no? Intese e sinergie sono continuate anche successivamente, così nelle carte alla storia sono state pubblicate più volte o informazioni o interventi o veramente o ricerche o saggi veri e propri che si riferivano nel settore archivistico. Gli archivisti però, già diciamo, nel settore degli archivi, già anche nella prima metà del Novecento avevano avuto rapporti con gli storici, non con gli storici delle istituzioni, ma con gli storici in generale. E a volte, già allora e anche in seguito, i rapporti tra gli archivisti e gli storici in generale sono stati sempre un po' altalenanti, no? A volte molto, diciamo, corretti e anche molto intensi, e a volte invece con qualche diffidenza reciproca. Infatti, volevo ricordare brevemente che il primo congresso della Società Storica Italiana, che è avvenuto nel 1967, e che aveva come tema di carattere generale il bilancio della produzione storiografica italiana per gli anni 1945-1966. Questo primo congresso era organizzato con delle relazioni generali divise secondo le partizioni cronologiche, no? Quindi il periodo medievale, il periodo moderno, il periodo contemporaneo. Queste erano le generali, poi c'erano delle commissioni speciali che erano raggruppate sotto diverse indicazioni, e comunque l'archivistica era rappresentata dentro il gruppo delle scienze ausiliari della storia. Erano ancora gli anni in cui l'archivistica, insieme alla paleografia, alla diplomatica, all'ecologia per certe cose e via dicendo, aveva questa funzione di ausiliarietà, e l'archivistica non fu in quel convegno rappresentato dall'archivista, ma dallo storico che si chiamava Ruggero Romano, e che aveva non era un archivista ed era anzi uno storico Ruggero Moscato, scusate, ed aveva un risorgimentista in generale. Questa cosa delle scienze ausiliari della storia negli anni, nei decenni immediatamente successivi, cominciarono da più parti essere definite cosiddette, no? Discipline ausiliarie della storia, fino poi, diciamo, quasi a scomparire dal discorso che c'era in generale. Ma d'altra parte, nello stesso tempo però, nell'ambito degli archivi, negli anni 70 e 80 del secolo scorso, alcuni archivisti che non si occupavano appunto soltanto di riordinare il materiale o di fare gli inventari, ma di capire la storia delle carte, la storia degli archivi, e
l'interesse che gli archivi potevano avere, no? Che era un mondo più vasto di quello degli archivisti. E una delle mie interessi in quel periodo e che poi ho continuato anche dopo nel pensare che la documentazione archivistica, qualsiasi essa fosse, non era solo una memoria documentazione per chi l'aveva prodotta, ma era una memoria fonte, cioè interessava, doveva interessare anche no, altri, non solamente quelli che li avevano prodotti del potere, ma altri, e quindi altri come fonte delle proprie ricerche. Per allargare il quadro, per ricordare qual era il mondo in cui gli archivisti hanno operato in quel periodo, bisogna senz'altro uscire dall'Italia e pensare a che cosa era negli anni dai 70, 80, 90 e poi, comunque già anche prima, ma insomma in tutto questo periodo, la grande forza, diciamo così, egemonica della cultura storiografica francese. Cioè, le annale erano il più alto punto, no, di quel periodo che c'era da cui puntare lo sguardo, e i nomi da Febvre a Bloch, che già nella prima metà del Novecento avevano segnato tutta una serie, no, avevano allargato il territorio per qualsiasi tipo di lavoro storico e di studio si voleva fare. E basta ricordare che nel 1900, mi pare 75, uscirono da Gallimard tre volumi su Fer de l'Histoire, tre volumi in cui c'erano tutti, dalle Goff a Nora, da Le Loderi a Fleurot, che si occupava di cinema, cioè si erano aperti in quel momento, il settore si era molto allargato, e quindi diciamo per definirlo in una specie di slogan, tutto poteva essere fonte e non c'era settore che non poteva interessare la storiografia in generale, quindi dalla storiografia giuridica sì, ma anche dal clima, dalle emozioni, dalla qualsiasi, come dire, settore dell'ambito poteva. Ecco, secondo a mio parere è stato quindi questo periodo un periodo abbastanza, direi, molto interessante, molto vivace, sia per il settore degli archivi e sia per il settore della storiografia in senso generale. E gli archivisti della mia generazione senz'altro sono stati plasmati e interessati a questo periodo in cui la storiografia da René Messiel diventava invece tutt'altro, e allora e anche in Italia appunto ci sono stati degli archivisti che hanno raccolto questi stimoli e fatto alcune pubblicazioni, nel mio caso quello che ha citato Guido Meles. Ecco, la seconda domanda che io però a questo punto, come dire, rivolgo non a me stessa, per cui non ho risposte, e anche appunto perché sono datata e scarsamente informata su quello che è avvenuto da quando sono uscita dagli archivi oramai 25 o 30 anni fa, quindi un'enormità, e quindi secondo me Guido Meles è stato molto coraggioso a chiamare una che come me è una testimone oramai di quel tempo, non è più una
studiosa operante oggi e attenta a tutti i cambiamenti che stanno avvenendo sia nel mondo della segreteria delle istituzioni e anche degli archivi. E quindi io vi chiedo se e come sono già diventati i rapporti tra archivisti e storici e come saranno in futuro. Come saranno in futuro non lo so, probabilmente nessuno, no? Certamente io non sono in grado di sapere. Mi sembra però che, mi sembra di capire per quel poco, la poche informazioni che io ho sul campo, che molto è cambiato, non dico tutto, ma molto è cambiato. La documentazione non è più soltanto o prevalentemente forse cartacea, è in parte digitale e in parte è ibrida. Quindi si apre un mondo diverso, in cui sono gli archivisti di giovani, di oggi, non noi, che io appunto. E mi pare che anche a tutt'oggi gli archivisti usino dei concetti abbastanza simili a quelli che hanno usato gli archivisti che avevano a che fare con il mondo cartaceo. Cioè parlano di produzione, di organizzazione, diciamo non più delle carte, ma insomma di quello che viene prodotto in senso digitale, e poi anche della selezione, gli scarti, diciamo della selezione che ha questa documentazione digitale che viene prodotta, e quindi e la futura e anche conservazione. Credo che questi diciamo, termini, concetto che implicano poi determinate operazioni da parte degli archivisti siano da meditare, da rimeditare in funzione degli archivi digitali e degli archivi ibridi. E molto è cambiato anche rispetto al passato per quello che riguarda riguardano i produttori della documentazione. Gran parte nel periodo precedente della documentazione era prodotta, parlo per la documentazione diciamo cosiddetta contemporanea, comunque si può anche andare indietro in questo discorso, dallo Stato. Lo Stato però che oggi produce documentazione già dal finire del secolo scorso, agli anni in avanti, è uno stato diverso. Non a caso Guido Bellis, Guido che è qui presente, infatti nel fare alcune osservazioni su cosa è diventato lo Stato, parte da una pertinente, molto sintetica osservazione, affermazione di Cassese, di Sabino Cassese, che nel libro, nel suo volume Il diritto globale, che è stato edito da Einaudi verso la fine degli anni 2009-2010, dice Cassese: lo Stato non è più il protagonista assoluto della scena giuridica. E Bellis e anche altri, comunque credo che tutti possiamo fare delle osservazioni più analitiche partendo da questa affermazione di Cassese. E cioè che non c'è dubbio che la struttura e l'organizzazione statale ha subito delle notevoli trasformazioni e continua a subire delle notevoli trasformazioni. Il centro non ha più la sua forza d'attrazione prevalente, no? E infatti la struttura dello Stato si è molto ridotta, non è cambiata, non è più soltanto o come era prima una struttura gerarchica piramidale, è invece una struttura in parte orizzontale e reticolare con intreccio delle istituzioni e delle loro specifiche attività. Quindi è anche la documentazione che viene prodotta oggi si riferisce così a degli intrecci, non è ben individuato, non si individua bene rapidamente
chi l'ha prodotta, dove, come, cioè, e si è tutto diventato un po' più complicato. E infatti i produttori della documentazione sono a volte più di una, viene prodotta in luoghi diversi e non sempre dello stesso punto, perché tanto con il mondo digitale si apre un mondo vastissimo, e sia vengono prodotti questi documenti sia con riferimento al territorio nazionale, ma anche con riferimento al territorio fuori dai propri confini. E si sono formati sempre di più delle nuove figure, diciamo, di natura privatistica, che sono però, mi sembra che l'abbia detto anche Guido Meles, sono dotate di una autorità pubblica, cioè sono di natura privatistica dotate di autorità. Quindi oggi l'interesse che gli archivisti di oggi, che io ritengo, ma non ho frequentazioni, diciamo, quotidiane, appunto, dato che io sono fuori dal mondo degli archivi da molto tempo, ma credo che abbiano, come dire, molte cose da pensare di questi cambiamenti istituzionali che sono avvenuti e che stanno avvenendo e si modificano sempre di più. E poi quello che è anche questo è molto diverso dal passato è la grande importanza che assumono, direi, sempre di più gli archivi cosiddetti privati. E gli archivi privati sono particolarmente interessati, a parte che mi sono interessata adesso io di questi ultimi tempi, ma mi piace che di fronte a me, insomma, che mi ascoltano, ci siano molti storici, degli storici delle istituzioni, perché o si deve un po' cambiare che cos'è l'istituzione, cioè bisogna precisare che cosa sono le istituzioni, non a caso gli archivisti mi pare che usino sempre più spesso nel fare gli inventari o nelle loro registrazioni il termine di soggetti produttori. Il termine istituzione, cioè, come se i soggetti produttori fosse un termine più vasto, e in gran parte lo è, certamente. Comunque è perché, parlo degli archivi privati, anche perché appunto dato che il pubblico è cambiato, e gli archivi privati non sono più come erano, diciamo, ai miei tempi, quando io operavo dentro gli archivi cartacei, gli archivi delle famiglie nobili, no? Che erano le grandi famiglie che avevano avuto una grande importanza e per tantissime ragioni giuridiche, non giuridiche, e formali o meno, o altri. Ma ci sono le imprese, le banche, le case editrici, le fondazioni culturali, e ci sono le personalità, ma non più le personalità, come si chiama, gli archivi di persone, non cioè di personalità politica soltanto, che questo già nel periodo cartaceo già ci si erano rivolti verso il periodo cartaceo. Ma invece ci sono, diciamo, le persone qualunque, non qualunque proprio, che hanno già delle proprie strade come in diaristica, di Stefano, che è un'altra cosa. Ma ci sono i professionisti, i notai, gli avvocati, cioè qualsiasi persona che esercita una professione che fa dei lavori molto importanti su questo. E ci sono anche i letterati, i registi, i romanzieri, i poeti. E infatti io degli ultimi delle mie attenzioni che ho portato da quando appunto sono fuori dal mondo degli archivi e non ho responsabilità operative, mi sono occupata di archivi di scrittori. E a quel punto gli archivi di scrittori, oltre ad avere una documentazione che non è solo cartacea,
quasi mai, del cartaceo inteso nel senso documentario, perché ci sono, perché quando si parla di fondi, diciamo, di archivi di scrittori, sono archivi di biblioteche spesso, oppure di oggetti, di dipinti, di qualsiasi, come dire, cosa ci sono, oggetti, no? E via dicendo. Quindi non è solo le carte. Infatti credo che già un'altra volta con Guido, con cui appunto ci conosciamo da 30 anni, non mi ricordo più, anche in uno dei nostri incontri al mulino sulle carte della storia, ho detto, ma forse le carte della storia non sono più solo le carte da prendere in considerazione nel senso specifico o meno, perché oggi è molto diverso il mondo, no, con cui ci confrontiamo tutti. Io mi arrango, ma con qualche disastro, ma i giovani sono di questo tipo. E poi è cambiato molto il pubblico, per cui nei confronti del quale gli archivisti del secolo scorso lavoravano. I nostri interlocutori, dico nostri, miei, ma insomma per dire della mia generazione, erano prevalentemente gli storici, gli accademici in questo senso, o come si diceva allora, storici con l'S maiuscola, appunto un po' di storici accademici a volte affermati, o gli storici con la minuscola, con cui a volte ci si confondeva. E si dicevano gli studiosi delle società di storia e patria o gli storici eruditi. Io invece non voglio usare affatto il senso negativo, tanto più che poi proprio qualche anno fa sono usciti due volumi, ricordando proprio che cos'era l'erudizione, cos'è stata l'erudizione in Italia, già anche in parte e prima durante l'Ottocento. E quindi oggi gli archivisti che operano sono incontro di un pubblico diverso. Non ci sono, come in altri paesi, delle statistiche, delle indagini precise, ma così qualche volta quando ho parlato con gli archivisti ancora appunto che operano negli archivi, fanno un quadro molto diverso da quello che il pubblico è cambiato, come sono cambiati anche tutto un tipo di strumenti che giustamente gli archivi o gli archivisti offrono al pubblico nuovo. E difatti basta pensare appunto alle funzioni, al SAN, cioè questo sito che riunisce questo sistema dell'analisi completo degli istituti archivistici italiani, o ai portali di cui certamente dirà dire qualcosa oppure correggerà quello che dico. Quello che sto per dire che è l'amico Stefano Vitali, i portali degli che hanno fatto l'ICA, per esempio il portale degli antenati, sono dei a cui attengono qualsiasi persona ha interessi per i propri anni. Quindi la gran parte della, non probabilmente non si può generalizzare in tutti gli istituti, però gli storici in generale e gli storici delle istituzioni non rientrano più, mi pare di capire, negli interlocutori privilegiati del lavoro della rivista. Però qua sì, direi che si può probabilmente discuteremo. E quindi di fronte a questo gli archivisti, cioè io sono stata rimproverata da degli archivisti sul fatto che non sono stata bravina in alcuni settori, ma qualcuno mi ha detto però lei non ha mai fatto un vero e proprio inventario pubblicato, che è vero, fatto tante altre cose, ma l'inventario non l'ho mai fatto. Adesso gli archivisti di fronte a questo fanno degli inventari che noi non ci sogniamo pure di fare con i mezzi che oggi hanno a disposizione,
e hanno però in parte rivisto, giustamente secondo me, i modi e le forme con cui approcciarsi al pubblico, che oggi è diverso da quello che cioè è diverso da quello che è stato, anche perché poi gli storici, insomma, non è il caso che devono dire molto, ma non hanno quasi più bisogno di recarsi dal figlio, se non alcuni storici, perché aprono il computer e vanno in tanti siti e raccolgono materiale e fanno dei saggi storici di tutto rispetto. Quindi, e allora, se il mondo però è cambiato, e allora e certamente gli archivisti di oggi sono più specialisti di quelli che eravamo noi, di quello che io quasi mi definisco, che ero un po' eclettica, quindi così sconfinavo nei vari settori, no, perché mi stavo un po' stretto solamente di occuparmi soltanto di archivisti alla vecchia maniera. E quindi quando vedo appunto, ho volte che conosco di più, soprattutto per i libri che ha scritto, per le cose che ha scritto, dice che gli storici delle istituzioni devono andare, no? In archivio, devono stare in archivio, anzi mi pare che un certo momento, in qualche punto lui dice, e io ho qualche dubbio, cioè nel senso che io dicevo il contrario ai miei collaboratori già nella seconda metà del Novecento. Chi sta in archivio deve andare anche fuori, mettere la testa fuori, andare degli sconfinare. E che questo è già anche la cosa che propongono molti storici delle istituzioni. Ma se allora però si vuole occupare della situazione della documentazione pubblica che viene prodotta e della documentazione privata che viene prodotta, gli archivisti devono solo guardare gli storici delle istituzioni o no? Questo è un punto interrogativo che lancio agli studiosi più competenti di me. La seconda è che si parla infatti sempre più di public history, molti archivisti parlano anche di public history, quindi gli archivi diventano dei contenitori per manifestazioni. Il fatto della fonte mi sembra che si stia un po' perdendo. Perché? Quello che non ho capito delle mie pochissime informazioni arrangiate, diciamo, del tutto elementari, che qualche volta ho avuto occasione di fare in questi ultimi anni sulla documentazione digitale, ibrida, ma prevalentemente sulla documentazione digitale. Non ho ancora capito, ho capito che fanno cose di altissima specializzazione, cioè il modo in cui producono e seguono la documentazione in digitale che viene prodotta, ma non ho ancora capito perché la vogliono conservare. Cioè, se la storia non fa più parte del background degli archivisti, e infatti non fa più parte dell'esame d'ammissione degli archivisti che entrano come funzionari, ma perché viene conservata se non si riconosce il valore di fonte, cioè che debba durare al di là dell'importanza che ha oggi la documentazione per chi la produce, per salvare i diritti, certo, no? Questo non ho ancora capito se è un problema o no degli archivisti di oggi. Devo dire che mi sembra che siano bravissimi a gestire, perché io non riesco ad afferrare, perché appunto parte dal mondo cartaceo, ma non ho ancora capito perché appunto invece conservano questi dati, perché poi sono, no, ovviamente è come sono dentro al computer, bisogna aprire il computer, cioè
se no, la magia non c'è, ecco, no? È il contrario della materialità in cui io, no? dei chilometri e chilometri dei cartacei che si trovano nei grandi istituti linguistici statali in Italia. E quindi voglio già andare verso la fine, ogni appunto l'altro giorno, cercando di fare una, così, di vedere se avevo qualcosa di nuovo, ma se riuscivo a capire, no, alcune, un po' di più di quello che vi ho esposto, seguito una, adesso vediamo se trovo l'appunto, che non l'abbia perso, sì, ecco, ho seguito una cosa recente, dove una lezione seminariale fatta online dal titolo Automatismi burocratici e il ruolo dell'individuo, l'atto burocratico come costruzione sociale. Questa è stato un seminario, poi mi pare che era stato presentato da Stefano Vitali, quindi a cui passerò immediatamente, quando subito la parola. E questa lezione, questa cosa seminariale, l'ha tenuta una studiosa che è certamente un'esperta di gestione documentaria. Insegna all'Università di Toronto. Ha passato anni prima a lavorare alla Banca Europea e da prima quando era giovane, è stata mia allieva alla scuola di archivistica e paleografia diplomatica di Bologna. Io non ho capito quasi nulla di quello che era, proprio quasi nulla di quello. E ho capito proprio ben poco. Ho capito, ho preso atto oramai delle mie scarsissime conoscenze in questo settore e quindi della mia proprio anzianità anche culturale e non solo anagrafica, e mai avrei immaginato, ecco, che uno degli autori da lei citati e che io conoscevo e che è Bakhtin, un critico letterario, un filosofo che parlava di generi, uno studioso di generi letterari, che ha fatto dei libri molto belli, che erano degli italianisti, io ho letto qualcosa come Sorriso di Labbra, eccetera. Proprio il termine, la teoria dei generi di Bakhtin si può applicare alle tipologie documentari che oggi vengono prodotte. Quindi sembra, non dico che va bene male, mi sembra una cosa magari bellissima, ma rimane sempre la domanda, e dopo cosa, queste cose dopo, dove andranno? Saranno conservate dove tutta questa produzione, libri da gran parte o anche del tutto digitale, e con in base a cosa viene scelta per la conservazione? Se saranno ancora delle fonti, cioè che fonti vorrebbero per il futuro gli storici delle istituzioni e gli storici tutti, ammesso e diciamo è concesso che la storia, io credo che sia così, che la storia, la storiografia avrà sempre, quindi, va sempre da fare, sempre ci sarà, anche se in un recentissimo volume di un grande amico storico che è Adriano Prosperi, proprio uscito di recente, e che il cui titolo è appunto La storia ci sarà ancora, adesso che tanto si trovo il titolo esatto, comunque dice chissà se la storia ci sarà ancora. Per me la storiografia, perché si confonde, come sapete benissimo, quando si parla tra storia e storiografia, secondo me, ecco, sulla documentazione archivistica, ecco, questo mio interesse è ancora, diciamo, curiosità, e se e come si fa funzionare e conservarla. L'altro giorno, dopo tanto tempo che non uscivo di casa, sono andata in una
grande libreria, la libreria Fulcinelli di Bologna, mi è venuto a pensare, si dice sempre che il libro che la gente non legge, che non si legge poco, che credo sia perfettamente vero, però è ancora impressionante quanti libri vengono pubblicati, ma tanti, no? Chiunque, anche chiunque parla del giornale, chiunque conosciamo, che è un banchiere, un politico, non ancora diventato, scrive, cioè, se il libro si salverà di, mi chiedo, il libro si salverà di più degli eventi archivistici? E con questa interrogazione vi lascio la parola. Grazie Isabella, grazie. Hai fatto un bellissimo affresco. C'è solo l'imbarazzo di scegliere i temi e di approfondirli, ci hai dato moltissime suggestioni. Io però adesso ne avrei tante di cose da dirti, ma non te le dico perché do la parola a Stefano Vitali, al quale abbiamo dato questo non facile incarico di fare discussant, che non vuol dire naturalmente che non debba dire la sua, ma insomma, in qualche modo certo, ci aspettiamo anche eventualmente qualche obiezione, se ce n'è da fare, e comunque qualche punto. E poi Stefano è Stefano, anche lui è un uomo d'archivi, la generazione è la successiva alla tua, perché lui entra nella carriera archivistica, mi pare, Stefano, ho visto... Lui è un giovane 84. Che oramai va in pensione. 83-84. Però è stato in tre grandi archivi, quello di Firenze, quello di Bologna, poi è stato sovrintendente dell'Emilia Romagna, vero, no? Della Toscana forse anche, mi ricordo bene. No. La Toscana no, ma insomma, hai collezionato, sei come quei generali sovietici della parata sulla Piazza Rossa, c'hai tante medaglie. L'altro giorno hanno chiesto a Figliuolo perché avesse tutte quelle medaglie e l'ha spiegato, così finalmente ho capito perché i militari portano quelle tavolozze. Posso fermare il commento? Perché servono, lui ha spiegato, servono perché a colpo d'occhio, penso un collega, perché un profano come me no, capisce che carriera hanno fatto, dove sono stati, quali armi hanno servito, quali missioni hanno compiuto, cioè è una specie di curriculum figurato. Anche questo è interessante, invece del documento curricolare, Stefano, il generale Figliuolo ha il curriculum figurato. Insomma, sarebbe da scriverci una pagina intelligente di quelli che scrivi tu. Stefano ha scritto un sacco di cose, naturalmente. Il libro che amo di più è Passato Digitale, che vedete qua, Bruno Mondadori, Le fonti dello storico nell'era del computer. E quindi tutta l'ultima parte del discorso di Isabella si collega inevitabilmente, è un bel link per stare nel linguaggio dei computer. A te Stefano. Mi pare che Isabella voleva dire qualcosa. No, io cosa volevo dire? Non mi ricordo più cosa volevo dire. No, credo che forse volevo dire che quando hai detto che tu hai cambiato molti, no, molti istituti, diciamo, per dire come sono cambiati i tempi, io sono sempre stata, sempre, per oltre 25 anni, dentro un unico istituto, cioè dentro la Chiesa di Bologna. E questo per dire quasi un ventennio, diciamo così, cosa che oggi è improponibile. Allora, e questo è anche il modo per cui si possono fare molte cose. Infatti, come dire, cioè, probabilmente mi metteranno, no, mi ricordano che ho usato in Bologna, perché uno se fa delle cose a tempo. Nel caso ha fatto tantissime cose, Stefano appunto ha girato in molti luoghi. E adesso spero di rivederlo ogni tanto a Bologna, se tra poco appunto la facciamolo parlare Isabella. Senti Isabella, chiudi un momento il tuo audio, perché voglio capire se sei la tua finestra che traduce il tuo... Adesso ci provo. Devi premere il microfonino, c'è un microfonino, un'icona di microfonino almeno del mio, perché secondo me si sente il rumore. Lo chiudo io. Ecco, te lo chiude Leo. Sì. Ecco, e qualche rumore di fondo di Bologna. Vabbè, grazie. Prego Stefano. Grazie tante. Io ringrazio moltissimo Guido per avermi coinvolto in questo incontro. Ringrazio ovviamente Isabella per quello che ci ha detto fino adesso. Devo dire che sono anche un po' emozionato per questa occasione, perché per me Isabella non è, diciamo, una persona qualunque, nel senso che io
nel corso della mia carriera archivistica ho intrecciato un rapporto privilegiato con Isabella. Da Isabella ho imparato tantissimo, direi che una parte fondamentale appunto della mia figura di archivista e di quello anche che ho potuto dire, che ho potuto scrivere, che ho potuto pensare, in realtà deriva da questa consuetudine che ha avuto con i suoi scritti innanzitutto, ma poi anche con lei personalmente, con le discussioni, le conversazioni fatte con lei, per cui questa è effettivamente per me un'occasione importante, insomma, anche di riconfrontarmi attraverso questo strano strumento che è questo schermo in cui appaiono appunto tante figurine, fra cui anche quella di Isabella, dopo anche diversi mesi in cui questo non è stato possibile per molti motivi. È stata importante per me Isabella, ma credo che sia stata importante per molti archivisti della mia generazione e penso anche e spero per quelli delle generazioni che sono venute dopo di me. Ci sono interi settori della riflessione archivistica, dell'elaborazione, della ricerca, del mondo degli archivi che hanno preso uno sviluppo negli ultimi tempi notevolissimo, che sarebbero impensabili senza appunto il contributo che è stato dato da Isabella. In particolare penso ovviamente a come, diciamo, ha cambiato il modo di rapportarsi agli archivi, mettendo al centro appunto la storia degli archivi. L'individuazione, come dire, dell'archivio non come un dato statico, ma un dato dinamico in continua trasformazione, su cui agiscono uomini, persone, agisce la cultura dell'epoca, agiscono le istituzioni, insomma, e in queste intrecci, come dire, si può leggere poi un mondo, si può effettivamente capire molto di una società, delle istituzioni e via discorrendo. C'è chi, appunto, come sappiamo oggi, la storia degli archivi è diventata, come dire, a livello internazionale una componente importante della storia culturale, no? C'è una branca di studi a livello internazionale che è cresciuta moltissimo negli ultimi due decenni nel mondo anglosassone, in Francia, in Germania. Insomma, uno dei più vivaci protagonisti di questa e più interessanti, insomma, di questa stagione di studi, che è un italiano che però vive in Gran Bretagna e insegna in Gran Bretagna, Filippo De Vivo, ha parlato, come dire, di una prima fase, diciamo, in cui la storia degli archivi si è venuta appunto evidenziando come un aspetto fondamentale per la conoscenza della storia della cultura e della società di un'epoca, facendo riferimento proprio agli studi che sono stati sviluppati in Italia a partire, diciamo, dagli anni 60, 70 in particolare, 80, facendo riferimento ovviamente ai nomi di Claudio Pavone, di Filippo Valenti, ma soprattutto proprio poi per il contributo concreto alla storia degli archivi che ha dato Isabella. L'altro elemento che secondo me è stato importante e che, diciamo, mi porterà poi, richiamandolo, a anche ad affrontare le tematiche su cui ci ha intrattenuto Isabella, è stato che Isabella ci ha aiutato moltissimo a capire la realtà in cui ci trovavamo, insomma, in cui che avevamo di fronte, con cui dovevamo fare i conti, appunto, nell'ultimo scorcio del Novecento, la realtà archivistica, ma in generale del mondo delle istituzioni e del ruolo che gli archivi, appunto, occupavano all'interno della società. La categoria del policentrismo della conservazione, cioè questa sottolineatura che ha
che Isabella ha richiamato anche nel suo intervento, questa sottolineatura, come dire, del fatto che il panorama archivistico contemporaneo è fatto di concentrazioni e disseminazioni, che è il titolo di uno dei capitoli di un altro importante libro di Isabella, che non mi pare che sia stato fino adesso citato, e cioè Andare in archivio. Ecco, che la realtà degli archivi contemporanei era questa. Capire questo è stato effettivamente un passaggio fondamentale, un passaggio che per noi archivisti di Stato appunto ha significato quello che ha detto Isabella nell'ultima parte del suo intervento, cioè della necessità di guardare altrove, di guardare oltre, diciamo, i luoghi, istituti, gli archivi di Stato all'interno dei quali noi lavoravamo. Se devo, diciamo, indicare anche un dato biografico di quanto importante è stata questa consapevolezza che, ripeto, ci ha dato in primo luogo Isabella, sta nel fatto che nel momento in cui io, dopo quasi 25 anni di appartenenza ad un archivio di Stato, cioè quello di Firenze, quando sono diventato dirigente, sono voluto andare a dirigere una soprintendenza archivistica e non appunto un archivio di Stato, perché pensavo che lì si potesse imparare ancora molto di più di quello di quella che era la realtà degli archivi contemporanei rispetto a quello appunto che avrei potuto imparare andando in un archivio. Ovviamente, se andato in un archivio nuovo, qualcosa di nuovo avrei imparato. Ma forse non tanto come lavorare in una soprintendenza, ed effettivamente è stato così. Allora, diciamo, una delle in questa, diciamo, una delle indicazioni, insomma, degli insegnamenti, in qualche modo, che da questa indicazione del policentrismo della conservazione, insomma, da queste riflessioni su questi fenomeni, diciamo, una delle motivazioni che Isabella ha indicato o per questo esplodere di una presenza di molteplici soggetti nel panorama archivistico, sia come soggetti che conservano gli archivi, sia come soggetti che li valorizzano. Ecco, una delle ragioni è stata proprio, ci ha insegnato, insomma, che è stata connessa a come è cambiato, l'accennava anche nel suo intervento, appunto, la natura la natura dello Stato, come sono cambiate le istituzioni nello scorcio finale del Novecento. Isabella ha parlato appunto del policentrismo della conservazione come dell'altra faccia dello Stato pluriclasse, dello Stato non gerarchico, dello Stato appunto reticolare tracciato da descritto ad esempio appunto ha citato Melis, ha citato Savino Cassese, spesso Isabella ha fatto riferimento a quel famoso scritto di Massimo Severo Giannini appunto sullo Stato pluriclasse. Ecco, come dire, in questa riflessione ovviamente credo che ci sia un elemento di metodo innanzitutto, che credo che possa essere importante anche oggi, quando ci confrontiamo non solo e non tanto con le politiche di conservazione degli archivi, quanto anche con le trasformazioni profonde che stanno subendo appunto gli archivi che nascono oggi e che nascono in particolare nel mondo digitale. Ci sono delle trasformazioni profonde, appunto, nel modo stesso di sedimentarsi degli archivi,
lo accennava appunto anche Isabella, queste trasformazioni ovviamente hanno molte chiavi di lettura e credo che non se ne debba ignorare nessuna, certamente. Ci sono delle chiavi di lettura che sono di ordine sicuramente tecnologico, insomma la natura digitale, il mutamento del supporto determina necessariamente dei cambiamenti nelle modalità in cui gli archivi dovranno essere conservati, nelle modalità di organizzazione stessa delle istituzioni che dovranno conservarle, determina anche dei mutamenti nelle modalità di accesso e di fruizione degli archivi, no? E questo lo sappiamo, l'abbiamo imparato, cominciamo a confrontarsi con queste problematiche sia come archivisti che come utenti, insomma. Ci sono appunto altre chiavi di lettura che vanno certamente tenute in considerazione e sono appunto quelle che hanno a che fare con le trasformazioni anche istituzionali che sono in qualche modo certe volte implicite e certe volte come dire sono si manifestano anche attraverso il modo con cui gli archivi si trasformano nell'era digitale. Certamente uno dei fenomeni principali che interessa appunto la sedimentazione degli archivi attualmente uno dei fenomeni principali è certamente quello della enorme frammentazione della produzione documentaria dei singoli soggetti. Anch'io parlo di soggetti più che di istituzioni perché in realtà su questo concordo con quello che diceva Isabella, attualmente gli intrecci fra le diverse componenti che agiscono, diciamo così, nella società, il pubblico, il privato, lo Stato, gli enti pubblici, i soggetti privati, in realtà diciamo ci sono delle connessioni tali che si riverberano molto all'interno della produzione documentaria e si riverberano soprattutto nelle modalità con cui si organizzano i sistemi documentari nei quali la produzione documentaria si raccoglie, si conserva, viene, diciamo così, archiviata. Oggi ci sono delle modalità di organizzazione degli archivi all'interno dei quali appunto in realtà è difficile distinguere chiaramente quella che è la produzione della singola istituzione, proprio perché in realtà è il modo di lavorare delle istituzioni che spesso è intrecciato, che spesso si manifesta attraverso modalità di lavoro, modalità di anche come dire di manifestare procedimenti amministrativi che vedono la partecipazione di più soggetti che all'interno di questa di queste modalità poi finiscono per sedimentare sistemi documentari, archivi digitali, appunto, nei quali è difficile distinguere la produzione documentaria chiaramente di un soggetto o di un altro. Ma forse questa necessità di distinzione oggi forse non è nemmeno così decisiva e così importante. In realtà fare considerazioni di questo genere serve soprattutto, anche su questo mi pare di concordare con Isabella, serve soprattutto per richiamare l'attenzione degli archivisti, come dire, a non guardare al mondo digitale
con gli occhi con i quali abbiamo fino adesso guardato al mondo cartaceo. La produzione documentaria digitale appunto vede come dire, dei fenomeni che non possono essere affrontati con le nostre categorie tradizionali, e su questo credo che la riflessione sia ancora molto, ci sia ancora molto da fare da questo punto di vista. La riflessione sia per molti versi abbastanza arretrata, così come poi sono indietro le realizzazioni concrete, cioè sono indietro le politiche di conservazione effettiva della documentazione che nasce digitale. Vorrei in particolare richiamare due fenomeni da questo punto di vista, no? Ecco, questa distinzione fra pubblico e privato, diciamo così, sicuramente sta diventando evanescente per certi versi per quello che riguarda di nuovo proprio le modalità di sedimentazione di alcuni pezzi importanti dei sistemi documentari delle amministrazioni. Voglio dire che sta penetrando nelle istituzioni pubbliche, nelle istituzioni dello Stato, ma degli enti pubblici in generale, una modalità di conservazione degli archivi che è molto vicina a quella degli archivi privati. Voglio dire, c'è una sorta di si va diffondendo sempre più una sorta come dire, di sedimentazione di archivi di persona all'interno delle istituzioni. Innanzitutto questo si verifica attraverso la posta elettronica. La posta elettronica è fondamentalmente gestita da singoli individui all'interno delle istituzioni, a parte ovviamente gli indirizzi istituzionali, ma il grosso delle poste elettroniche, cioè delle mail scambiate per ragioni di lavoro, per ragioni, diciamo, all'interno anche della messa a punto di procedimenti di tipo amministrativo, il grosso, diciamo, delle mail viene scambiate dai dirigenti, dai funzionari. Cioè, come dire, all'interno di queste modalità si riflette all'interno di queste modalità di funzionamento dell'amministrazione, credo, anche una delle caratteristiche dell'amministrazione contemporanea, cioè il fatto che diciamo all'interno delle modalità di funzionamento ha preso piede uno stile negoziale organizzare i procedimenti amministrativi prima di arrivare all'emanazione di un atto che, per esempio, coinvolge più amministrazioni. Spesso, appunto, cosa si fa? Diciamo, non ci si scambiano lettere ufficiali. Questo lo dico anche come esperienza di dirigente dello Stato. Ci si scambiano mail in cui ci si scambiano bozze diverse, per esempio di accordi, per esempio di decreti, di determine e via discorrendo. E queste bozze, questi scambi, che in realtà sono fondamentali poi per capire le modalità di funzionamento dell'amministrazione, le modalità anche, se vogliamo, anche i rapporti di forza all'interno delle amministrazioni, tutto questo non si sedimenta nei sistemi ufficiali, si sedimenta all'interno appunto di questa sorta di archivi personali si innestano all'interno delle istituzioni. Ecco, su questi archivi personali, diciamo così, personali, istituzionali, non c'è né una riflessione all'interno del nostro mondo in questo momento, né soprattutto una politica attiva di conservazione.
questo, diciamo, è un esempio per dire, appunto, per ribadire quello che dicevo prima, cioè della necessità di guardare al mondo attuale con un approccio metodologico che io ritengo sia per molti versi, appunto, quello che citavo prima e quello che ci ha insegnato Isabella, cioè guardare all'archivio come qualcosa di in continua trasformazione, a non credere che esista una modalità data una volta per tutte per sedimentare gli archivi, ma appunto come un mondo in soprattutto oggi in continuo mutamento, un mondo molto molto dinamico. E da questo punto di vista, certo, un dato che può essere importante rilevare, perché riguarda poi anche il modo in cui noi archivisti, ma anche gli storici, insomma, possono affrontare questo mondo, insomma, è fare un po' il punto sullo stato di salute del rapporto fra storici delle istituzioni, anche in particolare, visto che, insomma, diciamo, questo consesso è fatto soprattutto di storici delle istituzioni ed archivisti. Ecco, io credo che la situazione sia, questo stato di salute sia abbastanza articolato, insomma, non credo che si possano indicare anche qui, come dire, tagliare nettamente, indicare con nettezza situazioni e modalità, diciamo, di rapportarsi reciprocamente fra storici e archivisti. Le mie riflessioni, diciamo, dell'ultima fase anche professionale, insomma, della mia direzione di alcuni archivi di Stato, in particolare anche ovviamente del Centrale di Stato, ma dell'Archivio Centrale dello Stato, ma anche dell'Archivio di Stato di Firenze, mi dice che in quel cuore pulsante che sono le sale di studio dei nostri istituti, i rapporti fra storici, fra gli utenti in generale, ma in particolare fra gli storici, fra chi, diciamo, in qualche modo frequenta le sale studio per ragioni professionali, e gli archivisti sono ancora buoni, sono ancora ottimi. Non sono, ma ci sono delle tendenze che per certi versi nuove che si vanno consolidando, e cioè c'è un interesse, l'ho verificato di nuovo a Firenze, ma l'ho verificato anche al Centrale, degli storici a stabilire dei rapporti diretti e consolidati con l'istituzione archivio, ovviamente più che gli storici, o meglio, gli storici come membri di una comunità accademica, quindi c'è interesse di dipartimenti di storia, anche di singole cattedre, a stabilire degli accordi, a stabilire dei percorsi privilegiati, si potrebbe dire, di accesso alle fonti attraverso o rapporti diretti con gli archivi, oltre che appunto con gli archivisti nelle sale di studio. Questo mi sembra tutto sommato un indice di un buono stato di salute, indica che almeno per quello che riguarda gli archivi di carta, l'interesse da parte delle comunità accademiche, delle comunità di storici, è ancora abbastanza vivo nei confronti delle nostre fonti documentari. Il discorso, diciamo, si pone forse in maniera un po' diversa se noi guardiamo a come si confrontano un po' le discipline, diciamo le discipline anche accademiche, nei rapporti fra storici, storia e archivisti
e archivi, perché su questo piano le cose sono un po' più complesse. Cioè, mi sembra che, per esempio, dal punto di vista degli archivisti, in questa fase ci sia una tendenza molto forte a come dire, caratterizzarsi in maniera molto netta, anche in contrapposizione per certi versi alla storia, anche in contrapposizione a quello che tradizionalmente è stato sono stati gli interlocutori fondamentali della nostra vicenda, diciamo, appunto, gli storici. C'è una tendenza in qualche modo a caratterizzare la disciplina archivistica e poi il mestiere dell'archivista come una disciplina, un mestiere soprattutto tecnici, in cui spesso di una tecnica appunto legata ad alcuni aspetti molto specifici, insomma, legati certe volte direi anche un po' autoreferenziali, che spesso ovviamente hanno molto a che fare con le trasformazioni che attualmente sono in corso del mondo digitale, per esempio, no? Ovviamente, quindi c'è ovviamente tutta una problematica che riguarda l'ampliamento di tutta una serie di conoscenze che gli archivisti devono avere anche rispetto al passato, e questo è sicuramente in dubbio. Però, insomma, c'è questa esigenza, questa necessità di caratterizzarsi come un mestiere che tende un po' a perdere le radici umanistiche, e questo non so quanto sia effettivamente utile al mestiere stesso e poi soprattutto alla capacità di, come dire, di rispondere davvero alle esigenze che al mestiere, alle esigenze, alle domande che la società in generale, la cultura appunto pone agli archivi e agli archivistici. Isabella ha cominciato la sua introduzione, diciamo, facendo riferimento a Mondo Finito, e io vorrei finirla facendo riferimento a Mondo Finito. Perché cioè al libro di Armando Sapori, no? Armando Sapori racconta che quando lui entrò nell'archivio di Stato di Firenze ad occuparsi fra l'altro dello Stato civile, diciamo, e quindi a rispondere alle esigenze dei genealogisti di allora, che in realtà non erano genealogisti ma erano, siamo all'inizio del Novecento, quando ancora aveva validità lo Stato civile toscano dei Lorena, cioè c'erano delle persone che ancora avevano bisogno delle certificazioni basate sullo Stato civile lorenese, che era concentrato a Firenze, insomma, a rispondere alle esigenze di certificazione delle persone che venivano da tutta la Toscana. Armando Sapori fu i primi tempi di lavoro a Firenze, appunto, si occupò di queste cose, però i suoi interessi erano tali che lo portavano in realtà poi a espandere la sua attenzione su tutto il patrimonio documentario dell'archivio. Ecco, lui racconta che a Firenze c'erano due tipi di archivisti: gli archivisti puri e gli archivisti scienziati. Gli archivisti puri erano, diciamo, gli archivisti tecnici, quelli che, o gli archivisti, poi lui ovviamente ridicolizza un po' questa cosa, insomma, gli archivisti che si fermavano ai dorsi ai dorsi dei faldoni e che non erano stimolati da quello che i faldoni contenevano. E poi c'erano gli archivisti scienziati come lui, che invece si preoccupavano di conoscere gli archivi, si preoccupavano di capire cosa gli archivi potevano esprimere, insomma, di dare un senso poi al patrimonio documentario che si trovavano a conservare. Ecco, io non vorrei che prevalesse, insomma, un po' questa tendenza ad essere archivisti puri, e che insomma continuassimo sia per gli archivi cartacei ma anche per quelli digitali a fare un po' gli archivisti scienziati. Grazie Stefano.
davvero efficacissimo e anche molto in linea con quello che abbiamo sentito prima da Isabella, sicché le due relazioni, perché sono due vere e proprie relazioni, molto ricche, molto articolate, ci hanno dato un panorama e un quadro amplissimo. Questa ultima tua battuta, io condivido perfettamente la tua, mi ha fatto venire in mente che quando sono arrivato per la prima volta, chiamato a Roma, mi hanno chiamato a quella che ancora esiste, ma allora era una piccola facoltà, ora è un pezzo del dipartimento da cui da poco sono andato in pensione, è la scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, gloriosissima. Una persona a me molto cara, una grande diplomatista, di grandissima levatura intellettuale, tu avrai capito di chi sto parlando, mi disse: Guido, però sai, qua ci siamo noi, come te, come me, come mi fece altri tre o quattro nomi, noi siamo degli intellettuali, siamo degli studiosi, loro sono dei tecnici. Ecco, attenzione a questa distinzione, perché io invece su questo, mentre i suoi consigli li ho seguiti in tante altre materie, siamo andati molto d'accordo anche nella piccola vita accademica della scuola archivisti e bibliotecari, finché lei non è andata in pensione, io sono rimasto, non le ho dato retta su questo consiglio, perché io sono convinto invece proprio del contrario, cioè la mia esperienza dice. E poi io sono in generale in questa fase, permettetemi di fare un cenno all'attualità, qualcuno prima ha citato il recovery plan, in questa fase la mia idea è che non abbiamo bisogno di specialisti, abbiamo bisogno di generalisti. Attenzione, perché una delle ragioni della crisi intellettuale che sta attraversando non solo l'Italia, ma forse il mondo occidentale almeno, è che ci siamo rinchiusi negli specialisti, negli specialismi. Attenzione, perché questo ha tagliato fuori quella interconnessione, dicevamo prima di collegarci guardando un libro recente di Francesco Migliorino, che vi consiglio di cercare, Letture corsale di Tullio Ascarelli, Penalisti e criminologi da Weimar al Terzo Reich. E lui ha trovato decine e decine di recensioni del grande Ascarelli, che è stato un grandissimo studioso di diritto commerciale, che si riferiscono alla criminalistica tra le due guerre. Siccome conosceva il tedesco, mi ha spiegato Franco Migliorino, lui era stato incaricato da una grande rivista giuridica penalistica di seguire il filone penalistico tedesco, e lo faceva in maniera eccellente. Cioè i giuristi di allora sapevano tutti i rami del diritto. Massimo Severo Giannini, che prima è stato citato, conosceva tutti i rami del diritto, era in grado di discutere, no Franco, era in grado di discutere anche di diritto privato, non aveva nessun problema, e di storia del diritto, tant'è vero che i suoi libri sono infarciti di storia, e se li sai leggere ti danno delle illuminazioni formidabili. Basterebbe pensare anche solo alla sua prolusione del 1940 fatta all'Università di Sassari, che apriva a tutte le discipline, diciamo, non strettamente giuridiche. Viviamo in un mondo in cui o ci attrezziamo a capire la pluralità, che è venuta fuori benissimo dalla relazione di Isabella, è plurima la realtà, e quindi lo sguardo deve essere plurimo, lo sguardo dello storico e anche lo sguardo dell'archivista deve essere plurimo. Se ti chiudi nella tua stanzetta e ti bendi, e vedi come i cavalli che vedono solo la strada davanti a loro, ma le strade sono infinite. Sotto questo profilo c'è un problema di scienza, proprio di ripensare i paradigmi scientifici oggi nel mondo, che in Italia è particolarmente urgente, perché siamo molto indietro su questo profilo. Insomma, io sono terrorizzato dall'idea che i medici non sanno più la medicina complessiva, e quando vai in un posto ti mandano dagli specialisti, i quali solo a un certo, magari prima c'era un medico meno bravo, meno dotto, meno, che però, come dice Ginsburg nel suo bellissimo saggio su spie, quel saggio straordinario di Carlo Ginsburg che tutti abbiamo letto con ammirazione, e quello solo odorando non dico che cosa, o guardando il colorito degli occhi capiva che cosa avevi. Naturalmente non sono per un ritorno a una medicina così, così primitiva, però insomma stiamo attenti alle specializzazioni. Scusate questo piccolo fervorino, ma ci credo profondamente. Sono per le biblioteche mescolate, plurime, bisogna leggere di tutto, e anche
per gli archivisti che sanno la storia e gli storici che sanno un pochino il vostro mestiere, perché se non sanno il vostro mestiere, non sanno come è stato fatto un ordinamento, non capiscono nulla gli storici. Storici, purtroppo per tanti anni voi avete avuto una clientela, a parte i grandi maestri, che veniva in archivio e diceva devo fare questa ricerca. Mi hanno detto di vedere queste cose, ma non è così, non è così. L'archivio è un labirinto dove ti devi calare e devi seguire anche un po'. No? Le piste dei cammellieri portano facilmente, ma sono piste che non ti portano mai nelle terre nuove, ti portano sempre nelle terre vecchie. Va bene, adesso io vorrei che qualcuno alzasse la mano, che si può fare, non fisicamente, ma premendo l'immaginetta che dovrebbe apparire, e ci facesse qualche domanda, facesse ai due nostri illustri relatori qualche domanda, qualche osservazione. Posso? Come no, Dora, ti siamo gratissimi, perché rompi il ghiaccio, come si dice. Faccio il rompighiaccio, ma allora, sono veramente entusiasta di queste due relazioni. Non avevo dubbi che potessero essere di grandissimo interesse e di grande apertura di interrogativi. E quindi penso che tra l'altro ci sarà bisogno di riflettere un po' di tempo sopra. Comunque, Isabella Zanni Rosiello ha insistito giustamente molto non solo sulla necessità di ridefinire le istituzioni nella loro evoluzione prima di studiarle e di vedere appunto di rapportarle con le loro trasformazioni che sono sempre in corso e sempre in atto, cosa che però non è assolutamente in contrasto con l'accento che lei ha posto sull'importanza degli archivi privati. Gli archivi privati di oggi, che non sono soltanto gli archivi come una volta personali o gli archivi di istituzioni particolari, ma sono anche archivi che si costruiscono su aspetti nuovi della realtà attuale. Ne ho fatto esperienza proprio io stessa in questo periodo, partecipando alle celebrazioni per il centenario di Bianca Guidetti Serra, e in cui sono stati presi in considerazione, per esempio, gli archivi professionali, ma di un certo tipo, per esempio quello degli avvocati militanti. Cioè, oggi abbiamo una realtà plurima, una realtà che si articola in diversi modi e dobbiamo riuscire a coglierla e a studiarla, adeguando gli strumenti anche con cui ordiniamo gli archivi e li conserviamo e ordiniamo. Il nostro grosso problema, e qui mi riallaccio a quello che diceva Guido poco fa, il nostro grosso problema è che oggi noi stiamo superando nella ricerca e di conseguenza anche nella raccolta della documentazione, nella sua conservazione, stiamo viaggiando verso un superamento delle partizioni cronologiche temporali e anche verso un superamento dei confini geografici, il che abbiamo una tensione inevitabile verso una storia globale. Questo comporta anche l'esigenza di un dialogo, ma un dialogo direi in termini non occasionali, ma un dialogo stabile con discipline, non con discipline ausiliarie, ma con discipline non storiche di altro tipo che ci permettano di attingere e di metterci in una logica di lettura e di interpretazione su una scala che è quella del nostro tempo, che è una scala globale. Detto tutto questo, io però rivolgerei una domanda elementare, ma che mi pare comunque essenziale,
a Isabella soprattutto, ma anche a Stefano Vitali, detto, cioè, con tutte queste ambizioni, di fronte a tutte queste ambizioni, quali sono comunque i principi irrinunciabili a cui a livello archivistico bisogna rimanere fedeli per non disperdere il patrimonio di conservazione e di lettura? Grazie Dora, chiarissima. Io aspetterei a rispondere, se siete d'accordo. Vediamo di raccogliere qualche altra sensazione, domanda, osservazione, riflessione. Altri? Non mi permetto di chiamare per nome, ma so che tanti di voi avrebbero cose che arricchirebbero il dibattito, perché siamo su una piattaforma non informatica, è su una piattaforma ideale in cui molti da altre posizioni hanno affrontato o affrontano quotidianamente i medesimi problemi. Coraggio. Per esempio, mi è piaciuto molto quel passaggio di Isabella che ha detto che gli archivi cominciano a non essere più solo cartacei e documentari, ma che abbiamo ormai degli archivi che si presentano come degli archivi misti. Io sono convinto che questa sarà una delle trasformazioni che avremo presto. È in atto, qua a distanza di qualche isolato, una operazione di sistemazione di un archivio per essere versato all'archivio di Stato, che so perché è implicata mia moglie, in questo momento sta lavorando con un amico e collega, ed è l'archivio di un professore che a Sassari ha contato molto, è morto 3 anni fa, è stato un grande professore di liceo, un grandissimo professore universitario, ha lasciato una ventina di libri importanti, ha curato una grande enciclopedia della Sardegna che ha coinvolto i migliori studiosi sardi e non sardi sul tema, ha scritto sui giornali tutta la sua vita, ha fatto, come lo vorremmo chiamare, è un poligrafo, ma senza l'accento negativo che talvolta diamo a questa parola. Ebbene, questa persona ha lasciato una biblioteca bellissima, forse un po' varia, perché era un uomo anche che facendo recensioni eccetera riceveva libri da tutte le parti d'Italia, e poi ha lasciato un archivio cartaceo nel quale, per esempio, ci sono tutte le bozze da lui corrette parola per parola, come sapeva fare lui, degli scritti che poi lui ha editato, non suoi ma di altri, perché lui faceva anche l'editor, era collegato con delle case editrici sarde, e insomma un libro garantito da lui era un libro, quindi lui faceva anche l'editor per molti, e queste bozze sono fantastiche, perché se tu ne sfogli una, capisci quanto lui intervenisse non solo a correggere errori materiali, ma talvolta a correggere lo stile, a fare pulizia sulle frasi. Qualvolta gli autori, che spesso erano autori non molto un po' dilettanti, perché c'è sempre questa che Umberto Eco chiamava la terza dimensione degli scrittori che scrivono fuori dai canali, diciamo così, scientifici e canonici. E beh, gli autori gli chiedevano di intervenire così. Ecco, tutto questo vasto materiale, si sono posti questo problema i miei amici che stanno sistemando l'archivio. Va in archivio o va a seguire quei libri che sono contenuti nella biblioteca, essendone in qualche modo una sorta di come si potrebbe dire, di prerequisito. La biblioteca e l'archivio in qualche misura oggi si fondono, poi c'è tutto il materiale, io alle mie spalle ho tante cassette che raccolgono i materiali visivi che abbiamo prodotto nel corso delle nostre ricerche. Dove li metteremo quelli? Li metteremo in biblioteca o li metteremo in archivio? Potrebbero esserci anche degli oggetti in un archivio privato, no? Degli oggetti che hanno una stretta aderenza con la vita di quella persona. Dove li metteremo? In un museo di quella persona o delle persone che fanno parte del suo stesso gruppo? Oppure lì? Insomma, è tutto molto complicato. Io penso che... Sono stato da poco a vedere l'archivio, da poco, ormai sono passati 4-5 anni, l'archivio della Biennale a Mestre, della Biennale di Venezia, e come ho scritto anche, mi ha colpito moltissimo, perché raccoglie di tutto, materiali i più vari, documentari, naturalmente, anche amministrativi,
ma poi anche materiali, diciamo così, propagandistici, i manifesti dei film, gli spezzoni cinematografici, quelli che sono stati tagliati dalla censura e che quindi si sono dovuti togliere dalle pizze cinematografiche, e poi ancora oggetti, il vestito di Claudia Cardinale quando balla con Burt Lancaster nel famoso ballo del Gattopardo. Ecco, quello cos'è? È un archivio, un museo. Loro l'hanno chiamato archivio, ma tu entri e rimani spaesato se applichi la categoria tradizionale. Bah, chissà se Isabella vuole darmi una lezione su questo. Ho intuito nella sua apertura, perché Isabella forse è la più anziana di noi, come ha detto, non lo so, ma certamente è molto più aperta di tanti di noi. Ho intuito una percezione di questo problema. Coraggio! No, io volevo soltanto, Di Isabella, di cominciare. aggiungere che quello che tu dici, diciamo, assolutamente d'accordo, ma diciamo, questo non voglio dire lo so. Cioè, quello che non so invece è che cosa succede sul materiale digitale. Cioè, anche Stefano, non è che volessi delle risposte specifiche, ma insomma, sono ancora fonti. Ecco, questa parola che sono, cioè, la documentazione digitale diventa fonte? Beh sì, perché no? Perché scusami, l'email che citava, mi ha dato un colpo al cuore, Stefano, ha detto che si possono conservare le mail. Bene. Ma l'email poi bisogna conservarle poi. Cioè, sarà che io le distruggo, ma io Anche io, sono quest'anno di un attivista altri costruttivo e faccio benissimo, proprio non voglio conservarle, voglio dire, ma anche se le conservi, poi che cos'è? Rimane del no? Dove vanno? E questo che è la conservazione, cioè la specializzazione mi è chiarissima, e io infatti non so nulla, non sono una specialista di questo settore. È sulla conservazione che come si diventa specialisti, io non so. Questo lo rivolgo per un po' a Stefano, o se qualcuno, anzi, quello che dice Guido è certo, ma io ho verificato appunto quando ho avuto a che fare, ho un po' trattato con degli archivi, sugli archivi letterari, e i letterati hanno tutto mescolato dai disegni, anche quelli dei professionisti, quelli hanno qualsiasi, capito? Non hanno più solamente le carte, hanno tanti altri oggetti o strumenti, no? Che hanno. Allora è su questo che ancora io non riesco a capire, data la mia impreparazione totale. Quello che dice qui, io lo capisco, no? E sono d'accordo. Quello che ha detto Stefano, sono d'accordo, ma non afferro come verrà. Come sta, su quali basi si conservano i documenti? Ecco, i Sì, documenti. Stefano, tu che stai per andare via, spero non subitissimo, No, ma ma insomma, adesso andiamo via tutti. se Però stai c'è anche aspettando la data fatidica, le tue mail, non personali ma istituzionali, che fine faranno? Le salverai? Ah, certo, io ho salvato le mail che avevo nel mio computer personale nell'archivio di Stato di Firenze quando sono andato via e mi ero completamente dimenticato di quello che avevo salvato. Ho riscoperto, e non lo sapevo, di avere una fitta corrispondenza con Filippo Valenti, gli ultimi anni di vita di Filippo Valenti. Insomma, abbiamo intrecciato una serie di scambi abbastanza interessanti, insomma, a rileggerli adesso. E quindi diciamo, vabbè, un conto è la conservazione, come dire, di emergenza che possiamo fare noi e ci sono degli strumenti per farlo. Un conto è ovviamente la conservazione organizzata che invece devono fare le istituzioni. Ora noi lì al centrale ci stiamo provando, diciamo, a mettere su
appunto un cosiddetto repository o polo di conservazione degli archivi digitali, che non è ovviamente un'impresa semplice, ma non tanto per le risorse. Ora, fra l'altro, con il PNRR, questo progetto dovrebbe essere anche abbastanza finanziato. Il problema è ovviamente innanzitutto delle risorse umane che devono lavorare attorno a questi progetti e che attualmente praticamente non ci sono, e poi anche effettivamente, come dire, dell'elaborazione progettuale, cioè con che idee ci confrontiamo con questi progetti. Oggi sostanzialmente quando noi archivisti pensiamo a conservare qualcosa, stiamo pensando a conservare l'equivalente degli archivi cartacei, cioè, ora semplifico molto, ma sostanzialmente file in PDF che sono dentro i sistemi documentari. Io quando sollevo, e non da ora, la questione della posta elettronica, lo faccio, o dei siti web, lo faccio perché su questo, diciamo, proprio c'è anche una certa disattenzione nel mio mondo, insomma, e questo mi sembra francamente ingiustificato, cioè mi sembra appunto che spesso manchi la percezione fondamentale di quello che diceva anche Isabella, di quanto è cambiata radicalmente la gerarchia dei documenti. Oggi è più io penso che sia più importante per certi versi il sito web di un'amministrazione, perché per esempio è molto importante la politica di comunicazione con il pubblico in generale, con la società, rispetto alla conservazione di tanta documentazione in PDF che, insomma, non ha, cioè, ovviamente poi non, gli archivisti hanno difficoltà a buttare, ma insomma, come dire, che sicuramente è meno significativa di tante altre cose. Lo stesso per la posta, le banche dati. Gli archivisti non stanno, cioè, diciamo, gli archivisti non stanno confrontandosi con i grandi progetti che le amministrazioni pubbliche stanno portando avanti. Io sono stato colpito da questa vicenda della banca dati delle ricette elettroniche, no? Che è una banca dati del Ministero delle Finanze, non del Ministero della Sanità. Perché dietro ci sono tutta una serie di dinamiche ovviamente istituzionali, poi di controllo della spesa, eccetera. Lì ci sono dei meccanismi sia informatici dietro questo fenomeno, che appunto di carattere archivistico in senso lato, che bisognerebbe indagare, studiare. Se diciamo fossi un accademico ci proporrei un print, voglio dire. Sì, ma è molto interessante, infatti. Ma senti, ma queste non ci sono norme, però, vero, ancora di conservazione? No, diciamo, le norme ci sono, ma sono le norme che puntano alla conservazione per fini giuridici, non per di lungo termine, no, sono le norme legate alla firma digitale, alla conservazione cosiddetta norma, queste cose qua che ci sono queste, ma che conservano i singoli documenti, non gli archivi. Sì, sì. Ma poi soprattutto quello che dicevi prima tu, se si fa una bozza e io dialogo col mio collega e con gli altri colleghi, alla fine tutte le correzioni, gli emendamenti, le cancellature dovrebbero rimanere, così come nel cartaceo ci rimanevano, per fortuna, le cancellazioni del discorso di Mussolini o della, faccio per dire, insomma, no? Nei nostri computer personali rimangono, te lo garantisco, come burocrati, come dirigente, come funzionario, rimangono. Questa è un'ottima, ci stai dando un'ottima notizia. Bisogna vedere se si riesce a conservare. Di metterle al sicuro, no? E poi dopo anche di farle consultare, ma questo verrà molto dopo. Però praticamente volevo dire una cosa sugli archivi personali, diciamo. Allora, c'è un bibliotecario
toscano, un bibliotecario, insomma, mi sembra una cosa un po' riduttiva. Insomma, Luigi Crocetti, che sicuramente conosce, sì, sì, conosco, certo, che ha inventato, tra virgolette, questa categoria che a me pare portentosa degli archivi culturali, cioè degli archivi, diciamo, che sono l'espressione. Ovviamente lui faceva riferimento soprattutto a personalità della cultura, ma oggi non è più così, insomma, oggi poi, insomma, poi c'è anche la democratizzazione, e diciamo in qualche modo, però, insomma, e gli archivi non sono le carte, gli archivi è tutta la, come dire, l'insieme di quella di quei materiali che vengono sedimentati dalle singole persone, diciamo, nel corso della propria vita, in relazione sia ovviamente alla propria professione, sia in relazione alle proprie relazioni personali, ai propri interessi, quindi libri, oggetti. Non è importante chi li conserva, se li conserva l'archivio, se li conserva la biblioteca, se li conserva il museo. Quello importante è la metodologia di conservazione, cioè il fatto che i legami fra tutto questo rimangano consolidati, che non si, cioè che le modalità di trattamento mettano in evidenza le relazioni e non fra le diverse componenti, e non le separino. Certo. Questo, ed è questa anche la risposta che darei a quello che diceva Dora Marucco. Questo secondo me per noi è irrinunciabile, e cioè i nessi che esistono fra i documenti e la storia che i documenti hanno attraversato. Questo è quello che bisogna difendere, quindi i nessi con la produzione, i nessi con la conservazione, la documentazione della produzione, la documentazione della conservazione, insomma, accanto alla documentazione dei documenti e dell'archivio. Ecco, questo io credo che sia irrinunciabile. Tutto il resto, in qualche modo, si può discutere. Va bene, grazie. Ha chiesto la parola Daniela Manetti e poi Michela Minesso. E c'era anche Chiara Pulini, anche Guido. Non so in che ordine, dai tu l'ordine. Chiara Pulini, credo, prima, poi allora, Michela prima, e poi Daniela Manetti. Prima, allora, non la vedo però in questo momento. Mi sentite? Oh. Sì. Ah, ecco, adesso la vediamo. Okay. Prego, prego. Buonasera. Buonasera professor Vitali. Allora, io sono un archivista libero-professionista, lavoro ultimamente stabilmente in un archivio di impresa, bancario. La domanda che faccio è relativa all'impulso che ha avuto ultimamente la digitalizzazione degli archivi storici, cioè a seguito anche della pandemia è diventato quasi, diciamo, obbligatorio, quando si fanno anche degli interventi di riordino e inventariazione, legare sempre questi interventi a una parte importante di digitalizzazione. Si stanno formando numerose digital libraries vari posti, anche a Modena ne stanno creando una, io sono appunto modenese, e mi chiedo, per esempio, gli storici come si pongono di fronte a questa sovraesposizione di documentazione online visibile, che quindi è resa più facilmente accessibile. Però mi chiedo se non c'è un rischio anche di creare delle vetrine, chiamiamole così, degli apparati che non corrispondono forse al concetto che noi abbiamo di archivio e alla ricerca archivistica che si può svolgere nei luoghi deputati alla conservazione. Cioè, mi chiedo se voi cogliete delle problematiche in questa spinta fortissima nei confronti della digitalizzazione degli archivi storici in particolare. Grazie. A chi tocca, Leo? Che tu che c'hai la... Michela Minesso adesso. Michela, allora. Michela però non la vediamo. Allora prima Daniela, dai, Daniela, poi allora Michela, tanto siamo in famiglia più o meno, ci conosciamo tutti. Dai Daniela. Devi mettere il microfono, Daniela. Il microfono tuo è rosso. Vero, esatto. Allora, il problema che io pongo e che mi è venuto
mi ha fatto venire in mente il dottor Vitali quando ha sottolineato il problema di come, cioè di come in qualche modo tutelare e conservare i siti web. È una cosa nella quale io mi sono, come storica di impresa, imbattuta in tempi relativamente recenti, perché la Treccani ha fatto questi due volumi sull'impresa italiana. Io sento una, non so se sono io, che c'è una grande confusione. Ditemi se è il, la mia connessione. La sentite? No, ho disattivato il microfono. Perfetto. Ah, ecco. Quindi la Treccani ci ha dato questi due volumi che sono veramente due lavori molto corposi, uno di, che fa riferimento a circa diciamo schede di impresa e gli altri che sono invece un volume di saggi, che poi è quello, Guido, che tu hai citato una volta quando hai ascoltato la Lectio Magistralis di Franco Amatori. È stata la Lectio Magistralis di Franco Amatori che Franco ha fatto in presentazione di quest'opera. Bene, il lavoro dove per ogni la griglia era molto rigida, quindi non molto rigida in termini di dimensione della scheda, impostazione, bibliografia, rimando ai siti, e siccome doveva essere soprattutto, nonostante fosse un'opera storica, centrata sull'evoluzione delle imprese negli anni 70-90, è chiaro che molti dati erano reperibili attraverso i siti. Il problema è che io ho attinto a bilanci e quindi c'è un rimando in quella scarsa bibliografia e sitografia a un sito che adesso questo dato non lo contiene più. Perché è chiaro che se io ho scritto questa voce nel 2019, erano disponibili i bilanci del 2018. Se tu adesso vai a vedere, chi almeno lo consulta così superficialmente, cioè nemmeno superficialmente, uno storico che volesse verificare i miei dati, e tutti i dati anche quantitativi, va nel sito, si collega e questo dato non esiste, non esistono più quei bilanci. I consigli di amministrazione possono essere composti in maniera differente. Questo è un grosso problema, perché lo storico ha fatto un lavoro, diciamo, con una serietà, con un, se vuoi, con una professionalità, che poi la fonte in qualche modo che va a confrontare gli smentisce, perché a me potrebbero dire: ma questi dati, è vero che poi i bilanci delle società sono anche depositati, ma io non cito il bilancio depositato, cito un sito che conteneva quel bilancio, che adesso questo sito non contiene più. Quindi in qualche modo indirettamente questa trasformazione continua e non conservazione dei dati del sito web consultabile in qualche modo viene anche a inficiare la mia, diciamo, professionalità o serietà di storico. Grazie Daniela. La parola adesso è a Michela Minesso, dico bene? Michela, prego. Eccomi. Bene, grazie per le tante suggestioni. Naturalmente io non sono un archivista, come è noto, e quindi entro in punta di piedi in questa interessante discussione, ma soprattutto per sollevare qualche dubbio che credo ci possa accomunare. In premessa, l'archivio sulla base di che cosa considerare, in premessa e a parte, che cosa considerare come archivio in relazione al caso che citava prima Guido? Ecco, a me è venuto in mente che anche l'archivio storico della Fiera di Milano contiene materiali più svariati e quindi è rappresentato, è costituito da un insieme di fonti diverse che
rispetto alle quali io non ho una definizione pertinente, ma che certamente ripropone i problemi sollevati prima. Invece, in merito ai due interventi, alle due relazioni e anche un po' all'ansia e al timore del futuro che in qualche modo un po' hanno suscitato in me, naturalmente non è la prima volta, quando penso a che cosa saranno gli archivi e quale sarà il lavoro degli storici dei prossimi decenni. Perché bene o male noi continuiamo a confrontarci con un documento che è tradizionale, che è ancora cartaceo in larga parte, ma certamente la questione che veniva sollevata da Stefano Vitali diventa sempre più urgente a quella questione, in qualche modo iniziare a dare una risposta. E la risposta che lui ci proponeva, e cioè è tranquillizzante, ma fino ad un certo punto. Mi sembra di capire che della documentazione digitale che corre tra esponenti di istituzioni si conservino appunto i PDF, ma sui PDF e sulla rappresentatività dei PDF come documenti attraverso i quali leggere un processo storico che conduce poi all'atto definitivo, ho tutti i dubbi che sollevava Guido e che riassumo molto maldestramente nell'espressione non abbiamo più il paratesto, cioè non abbiamo più tutto quell'insieme di note a margine, eccetera, eccetera. E d'altra parte un altro problema che, al quale io proprio non so dare risposta è rappresentato dall'enorme quantità di dati che significherebbe affrontare, studiare e prima ancora catalogare se volessimo conservare, diciamo in toto o in parte significativa, il materiale digitale prodotto. Quindi sono proprio tutti punti di domanda. Ultima cosa, gli archivi digitali misti, diciamo in qualche modo, cioè quelli che le istituzioni che hanno la possibilità di digitalizzare la propria documentazione offrono in rete agli studiosi e come gli studiosi li vedono. Ecco, forse questi gli storici li vedono. Ecco, questo di cui parlava prima Chiara Pulini, se ho ben capito, questo spaventa forse un po' meno. E io ho in mente, non so se sia l'esempio corretto, quegli archivi del Novecento che tanti di noi hanno usato, ai quali hanno attinto finché è esistita quella rete degli archivi benemerita degli archivi del Novecento, perché sì, quella era una rete che stabiliva una gerarchia in qualche modo di documenti, no? Cercando informazioni su una determinata questione o una figura forniva già una selezione di documentazione, però in qualche modo aiutava lo studioso, il quale poi poteva, se era in dubbio, andare a verificare l'originale. E quindi formule di questo tipo mi sembrano meno difficili da affrontare come base della documentazione di una ricerca da parte di storici che provengono dalle generazioni che si sono formate fino a qui. Non so cosa ne pensiate e non so se sono state inutili del tutto queste osservazioni, al che me ne scuso. Grazie. Guido, l'audio. Ogni tanto ci casco anche io. C'è una mano alzata di Isabella, ma io prima di darle la parola sentirei Rossella Bufano, se possibile, così
Grazie professore. Io mi univo a quanto detto finora, soprattutto dalla professoressa Minesso, come preoccupazione per una ricostruzione storica futura del nostro presente. E io mi occupo in particolar modo di studi di genere, che le donne sono sempre state poco presenti nelle istituzioni, ma molto nelle attività extraistituzionali, pur come dire, confrontandosi con le istituzioni. Grazie soprattutto agli archivi personali, siamo riusciti a ricostruire nel tempo, no? Il ruolo che le donne hanno avuto anche nel loro rapporto con le istituzioni, se non incidendo in particolar modo su quelle che sono le classiche istituzioni, anche sull'opinione pubblica. Ma oggi che tutto intercorre attraverso mail, come si diceva prima, che non vengono salvate, io non so, non ho mai pensato se salvare le mie mail, non che qualcuno studierà a me, ci mancherebbe. Però anche in questi rapporti personali, no? Per esempio faccio parte di un gruppo Donne Costituenti Pugliesi, che si è creato da poco, che vuole, come dire, sottolineare alle istituzioni l'importanza, vigilare, tra virgolette, sull'attenzione al genere. È una chat su WhatsApp. Chi mai un domani potrà attingere a questi materiali per ricostruire questo movimento, quello che mai potrà fare questo movimento, insomma, adesso non lo sappiamo. Quindi niente, univo, non contavo di dare un contributo, ma di chiedere a voi come possiamo effettivamente come si può salvaguardare questo patrimonio per la storia futura. Grazie. Sì, grazie. Devo dire però, prima di dare la parola a Isabella, che quando si passò dal copista, che nell'amministrazione italiana era una figura formidabile che veniva selezionata con grande attenzione per la calligrafia, alla macchina da scrivere, alcuni dissero quasi le stesse cose che stiamo dicendo noi, cioè si perderanno tutta una serie di elementi che prima invece risaltavano perché la macchina da scrivere inevitabilmente riduce tutto. Bisogna forse anche arrivare alla conclusione che quella che è lo sviluppo tecnologico comanda. Non saremo capaci di fermare, di arrestare questa grande ondata che sta cambiando la nostra vita già adesso e i nostri nipoti cresceranno in un altro mondo. Quindi il problema è vedere se almeno si può salvare il salvabile, ecco. Cioè, come nelle navi, che quando la nave va a fondo, uno salva la cassetta dei gioielli e qualche altra cosa, se ci riesce, se no è perduta anche quella, insomma. Penso che questo sia un atteggiamento realistico, perché pensi lei agli epistolari, pensi a Leopardi che scrive le sue poesie e alle variazioni infinitesimali del testo e al lavoro sul testo del poeta, quello si perderà completamente. Perché io che non sono Leopardi, quando scrivo un saggio non conservo le prime redazioni, ci scrivo sopra e via via poi salvo la redazione che mi piace di più. Ci sono interi pezzi che se ne vanno, e via nell'oblio, non so se nella pancia del computer, non me ne intendo tanto, qualcuno potrà mai scovarli, ma insomma. Nel computer di Leopardi forse varrebbe la pena di cercarli. Scusate l'interruzione. Isabella, a te. No, no, l'interruzione, io finisco perché mi pare che l'ora sia tarda e poi finisco, diciamo, brevemente. Cioè, io sono, come dire, da una parte depressa e dall'altra invece tutt'altro che depressa, perché poi il mondo appunto cambia. Tu hai appena poco fa ricordato quando si è passati dalla macchina da scrivere. Oppure quando gli è arrivato fuori il telefono si è sempre detto, e si è anche studiato, giro degli studi, e adesso si perde, le cose più interessanti o segrete, no, si perde. E adesso c'è una tale quantità di dati, ecco, nonostante tutto. E questo che però io ancora non riesco bene ad afferrare. Cioè c'è una tale quantità di dati, no? Cioè ognuno di noi, ogni giorno. Io che non sono più nessuno, che già dico non ho nessuno nel senso che sono una persona comune e normale, no? Che un po' acculturata su alcune cose, ricevo, non so, 20 messaggi al giorno. Dico, faccio, per fortuna non faccio Twitter, no? Non ho il sito, cerco di scrivere poco. Cioè non si può naturalmente conservare tutto di quello che si sta producendo. La cosa che non mi è chiara, cioè,
so benissimo che la storiografia, quello che sia, non è quel che finirà come ogni tanto. In qualche modo la storia si farà sempre. Su che cosa? Non è detto, si può fare anche se... Cioè, ci sono state fatte delle... Cioè, voglio essere ottimista nel senso che anche con su pochissime cose, cioè anche uno simbolo dell'eccezionale normale, che su cui tanti studiosi hanno lavorato nei decenni fa, che vuol dire trovare due documenti, un documento. Cioè, se pensiamo gli archeologi oppure gli antichisti, che sono su 3-4 cifre, gli epigrafisti, allora su 3-4 cifre scrivono anche dei volumi. Allora lo faremo lo stesso, insomma, ci saranno lo stesso, si useranno delle funzioni. Cioè i residui comunque rimangono. Non ci può essere nessuno Stato che conservi, e neanche da quello che so io, non c'è nessuno Stato anche molto più ricco del nostro che possa spendere denaro per conservare tutto quello che è stato conservato. Quello che non mi chiede è, lo so che in Italia, probabilmente non solo in Italia, anzi, e nei nostri archivi ci sono le pergamene, viva le pergamene, vogliamo dire, non si può, cioè le pergamene del 1200 sono ancora lì, tutte impolverate, messe su degli scaffali, in disordine, nessuno li vede, eppure sono ancora lì. E vabbè, ci saranno altri modi di fare storia, ecco, io voglio dire questo, non, anche nel passato, perché ha ragione Pieter Venuta dicendo che per esempio le donne hanno lasciato solo documentazioni oppure sono infrattate, ne abbiamo molto meno, e abbiamo ancora invece le donne che scrivevano perché sapevano scrivere ed erano le nobili, quindi dentro gli archivi familiari, e allora questo è verissimo, ma anche in passato poi non è che abbiamo conservato tutto, le voci di chi è analfabeta non ci sono, cioè ci vogliono degli studi particolari per studiare sempre chi è stato, no? Questa è una delle cose che appunto anche nella grande poi, limitata, adesso ci sembra grande, ma anche gran parte della documentazione del passato è andata perduta, cioè è stata scartata. Ma tutto sommato per fortuna, non so, dico, perché altrimenti faremo davvero cimiteri di carta. No, quindi adesso è tutto invece della leggerezza. Quello che io faccio veramente fatica a capire dove va a finire, ecco, e come faranno gli archivisti o gli interessati, quelli che si interessano comunque delle cose avvenute nel passato, tra 100 anni a... sapranno fare, ecco, però non ce lo dicono tanto adesso quelli che fanno questo lavoro, o non è ancora tempo o io non capisco, ecco, basta, chiudo. Grazie Isabella, hai detto cose sagge che in qualche modo ti fanno andare a cena con maggiore tranquillità. Prima hai citato Calvino e adesso l'hai richiamato di nuovo, mi ricordo che in quei saggi Calvino dice che la scrittura deve essere simile al lavoro dello scultore che toglie il marmo e non del pittore che aggiunge la tela. Certo. E io credo che lo storico debba anche essere scultore, cioè in realtà c'è un problema di essere sommersi dai dati, di essere schiacciati dai dati, perché i dati sono così innumerevoli. Io penso cosa ci deve essere nella pancia di Google, questi grandi motori di ricerca che tutto registrano, che qualunque tasto io pigi rimane una traccia. Io credo che non dobbiamo essere presi dal delirio dell'onnipotenza, facciamo gli scultori e non imbrattiamo le tele, insomma, ecco, questo potrebbe essere la parola d'ordine finale di questo bellissimo pomeriggio. Eravamo quasi 50 e 26 hanno eroicamente resistito fino ad adesso, lo considero un successo dell'iniziativa. Ringrazio Isabella in maniera veramente affettuosa, perché è stata... Peccato che avessi questo rumore, ci siamo chiesti se fosse una finestra aperta, ma non credo.
c'è un rumore che continuamente disturba la tua voce. Anche adesso, ma forse la mia voce. Non te l'abbiamo più detto per non impressionarti, ma insomma abbiamo capito che era fatale, ce lo siamo tenuto. Però ti abbiamo seguito, un po' aguzzando l'orecchio, ma ti abbiamo seguito e abbiamo imparato, come sempre succede quando si parla con te, tante cose. Mi auguro che tutte queste cose possano anche confluire, Isabella, in qualche collaborazione alle Carte la Storia o a qualche altro momento dei tanti che ci inventeremo insieme nei prossimi anni. A Stefano voglio dire che lo ringraziamo tantissimo e che naturalmente non finisce qui, caro Stefano, perché potrai anche andare via dall'Archivio Centrale e ti rimpiangeremo tutti, gli interni e gli esterni, ma poi presti Stefano Vitali e insomma, come sai benissimo, abbiamo dei progetti insieme, o li metteremo a fuoco insieme, perché voglio rinunciare al tuo contributo. Grazie a Leonardo e Alessandro che ci ha guidato e grazie a tutti quelli che hanno parlato e a tutti quelli che hanno ascoltato, sperando che insomma ci ritroveremo prestissimo. Il prossimo appuntamento con gli incontri è il giorno 16 di giugno, vero Leonardo? 16 di giugno con Giuliano Amato e Valdo Spini per parlare di Paolo Barile, del grande giurista Paolo Barile, degli studi di diritto costituzionale nel fine Novecento. Però l'11 facciamo questa giornata del mulino Le Carte alla Storia, che vi invito fin d'ora a seguire, sarà solo la mattinata, ma insomma i nomi che ci sono, da Cassese a Settis, credo che siano abbastanza importanti per giustificare da parte nostra l'attenzione di qualche ora. Grazie infinite a tutti, a presto, tanti auguri a tutti.